Leonardo da Vinci è stato uno dei più grandi geni dell'umanità. Dotato di un'intelligenza senza pari, divenne noto in tutto il mondo per i suoi famosi dipinti Monna Lisa e L'ultima cena. Ma eccelse anche in altre aree del sapere, come l'ingegneria, la botanica, l'anatomia, la matematica, la letteratura, la geologia e altre ancora. Considerato un uomo molto avanti rispetto al suo tempo, Leonardo da Vinci concepì progetti impressionanti che prevedevano macchine volanti, sistemi fognari, carri armati, paracadute, abiti da sub e molti altri. La data probabile della sua nascita è il 15 aprile 1452, in Italia, in una città vicino a Firenze, chiamata Villa de Vinci, da cui deriva il suo cognome. Figlio di Piero da Vinci e della giovane contadina Caterina Lippi, fu fortunato perché i suoi genitori non erano sposati. Se lo fossero stati, probabilmente, avrebbe seguito le orme del padre per amore della tradizione, lavorando come notaio. Sappiamo poco della sua infanzia. Non ricevette un'educazione formale, frequentando solo una scuola di abaco, dove gli furono insegnate abilità matematiche utili nel campo commerciale. Il padre si accorse subito del talento di Leonardo e lo mandò come apprendista dal famoso pittore Andrea del Verrocchio, che viveva a Firenze. Nello studio di questo maestro, il giovane Leonardo perfezionò sempre più tecniche e studi. All'epoca aveva 14 anni ed era considerato un ragazzo estremamente bello. Si dice che sia stato il modello del Verrocchio per scolpire l'imponente statua in bronzo del David. Nel 1472 Leonardo entrò a far parte della Corporazione dei Pittori di Firenze come maestro, ma continuò la sua carriera nella bottega del Verrocchio, probabilmente come assistente. Ancora discepolo, Leonardo collaborò con il maestro al dipinto Il Battesimo di Cristo. Il suo talento era così impressionante che il Verrocchio, si dice, quando si vide superato dal suo apprendista, decise di smettere di dipingere. Alla fine degli anni 70 del 400, Leonardo iniziò a dipingere l'Adorazione dei Magi, commissionata dai monaci della chiesa di San Donato in Scopetto a Firenze, ma non terminò l'opera. Questo accadeva spesso, poiché la mente inquieta di Leonardo era costantemente alla ricerca di una nuova tecnica o di una nuova scoperta. Non appena raggiungeva il suo obiettivo o soddisfaceva questa curiosità, perdeva interesse. Per questo motivo i fiorentini esitavano a commissionare un'opera all'artista nel timore che non venisse portata a termine. Nel 1482 Leonardo da Vinci si recò a Milano, il centro culturale dell'epoca. Fu inviato da Lorenzo il Magnifico, membro dei Medici e governatore di Firenze. Leonardo fu raggiunto da Andrea Salai, il suo giovane apprendista, di cui fece innumerevoli disegni per tutta la vita. A Milano lavora per Ludovico Sforza, duca della città. Dapprima lavora come produttore di spettacoli. Qui dipinse L'ultima cena, una delle sue opere più conosciute e ammirate. Con il tempo, Leonardo divenne un artista rinomato, nonostante fosse noto per i ritardi nel completare le sue opere o addirittura per non averle mai terminate. A Milano gli fanno eco, anche se l'opera rimane incompiuta per colpa del destino e non di Leonardo. Ludovico Sforza commissionò all'artista un gigantesco monumento in bronzo raffigurante un cavallo, alto circa 8 metri. Leonardo, che amava l'anatomia, per soddisfare la richiesta di Ludovico, fece ricerche approfondite sull'anatomia dei cavalli, arrivando persino a sezionarli. I risultati di questi studi furono registrati nel suo taccuino, ma, come già accaduto in altre occasioni, finì per concentrare la sua attenzione su altri progetti. Nel 1493 espose una versione in creta del grande monumento equestre, che gli valse ampi consensi. Mentre Leonardo stava progettando un modo efficiente per fondere il bronzo dallo stampo, accadde qualcosa di improvviso. Milano fu conquistata dai francesi e il bronzo, che era stato risparmiato per la scultura del cavallo, fu utilizzato per costruire cannoni. Purtroppo non fu possibile fermare le truppe francesi, che conquistarono Milano nel 1499. Leonardo, sempre con Salai, si reca a Venezia e torna a Firenze nel 1500. Nel 1503 realizzò la Gioconda, la sua opera più popolare. Nel 1506 torna a Milano con Salai. Il ragazzo Francesco Melzi viene preso come allievo da Leonardo per la grande amicizia che lo lega al padre del ragazzo.
Leonardo rimase a Milano fino al 1513 e poi andò a Roma. Ormai estremamente noto, il suo nome giunse al monarca francese Francesco I, che lo invitò a vivere in patria. Nel 1516 Leonardo da Vinci si trasferisce in una residenza nei pressi di Amboise, ricevendo il titolo di pittore, architetto e meccanico reale. Nel 1519, indebolito dalla malattia e con una mano paralizzata a causa di problemi di salute, scrisse il suo testamento. Tra i suoi eredi figurano Melzi e Salai, ai quali spettano i manoscritti e le opere artistiche e scientifiche dell'artista. Leonardo morì il 2 maggio 1519. Aveva 67 anni. Fu sepolto nella chiesa di Château d'Amboise, che fu demolita all'inizio del XIX secolo. Molti anni dopo, i possibili resti di Leonardo da Vinci furono ritrovati sul posto e portati nella cappella di Saint-Hubert, fuori dallo Château d'Amboise. Leonardo da Vinci era dotato di un'enorme bellezza fisica, forte e muscoloso, con capelli biondi e ricci. Era elegante e carismatico. Era un uomo gentile e generoso, con molti amici. Poiché amava gli animali e la natura, era vegetariano. E altre due brillanti caratteristiche lo distinguevano dagli altri. Era estremamente attento e curioso. Per lui era necessario osservare passo dopo passo tutto ciò che lo circondava, senza tralasciare alcun dettaglio. Queste caratteristiche lo hanno aiutato a diventare un artista eccezionale nel catturare perfettamente un momento specifico, trasferendolo sulla tela con pennellate di talento. Era attratto dagli uomini e lo considerava con facilità e serenità. C'è qualche controversia sull'omosessualità di Leonardo. Secondo i documenti storici, nel 1476, Leonardo da Vinci fu accusato di aver avuto rapporti sessuali con il giovane e affascinante Jacopo Saltarelli, un prostituto di soli 17 anni. Ma non c'erano prove sufficienti e alla fine fu assolto dall'accusa, che all'epoca poteva essere punita con la morte. Ben presto sorse una nuova accusa, ma anch'essa cadde per mancanza di prove. Sebbene non si abbia la certezza della sua sessualità, ciò non impedì al pittore di ritrarre figure femminili con grande sensibilità, catturandone l'anima. Non gli dispiaceva attirare l'attenzione. Quando aveva circa 50 anni e viveva a Firenze, spendeva ingenti somme in vestiti e libri. Vestiva in modo insolito ed eccentrico, spesso con una veste rosa che gli arrivava alle ginocchia. Per quanto riguarda i libri, che all'epoca erano molti, aveva opere di anatomia, medicina, matematica ed edizioni delle favole di Esopo. In effetti Leonardo scriveva favole. Le sue opere comprendono tutto ciò che ha osservato e imparato. Essendo un grande anatomista, dissezionava persino i cadaveri, ritraendo il corpo umano in modo perfetto e armonioso. Leonardo annotava tutto ciò che osservava e immaginava. Era sempre pronto per una nuova stesura e in tutto sono rimaste circa 7.000 pagine di scritti e schizzi. Non aggiungeva date ai suoi quaderni e prendeva più appunti su una sola pagina. Tornava anche indietro e utilizzava pagine scritte molto tempo prima. Ogni spazio vuoto era utile per un nuovo diario. Grazie a questi appunti, oggi conosciamo meglio il suo genio. Leonardo usava la cosiddetta scrittura a specchio, cioè da destra a sinistra. Questo probabilmente perché era mancino ed evitava le sbavature. Alla morte di Melzi, che aveva ereditato alcuni dei suoi taccuini, questi documenti andarono progressivamente perduti, sparsi in luoghi diversi. In seguito, lo scultore Pompeo Leoni raccolse ciò che poteva e divise i quaderni di Leonardo per temi: ingegneria, anatomia, eccetera. Nel corso degli anni passarono di mano in mano fino a quando Bill Gates li acquistò. Leonardo da Vinci è diventato famoso in tutto il mondo soprattutto per i suoi dipinti. Vediamone alcuni. L'ultima cena fu realizzata tra il 1495 e il 1498. L'opera è alta circa 4,5 metri e larga circa 9 metri. Si tratta di un affresco commissionato da Ludovico Sforza per decorare il refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano. La scena ci mostra il momento esatto in cui Gesù, riunito con i suoi discepoli per l'ultimo pasto, annuncia che sarà tradito da uno di loro. Mentre il volto di Cristo rimane sereno,
I gesti e i movimenti rivelano lo sdegno e l'intensa agitazione dei discepoli, divisi in gruppi di tre. Purtroppo questa magnifica opera subì un rapido deterioramento a causa della tecnica scelta da Leonardo. Nel corso degli anni fu sottoposta a diversi restauri per evitare che scomparisse. Nel 1652 i monaci locali aprirono una porta sotto l'affresco e, sfondando il muro, tagliarono la parte inferiore della tavola che mostrava i piedi di Gesù, distruggendo una sezione dell'opera. L'ultima cena è una testimonianza del talento artistico e della sensibilità di Leonardo. Parliamo ora della Monna Lisa o La Gioconda, un dipinto iniziato nel 1503. A differenza della grandiosità dell'ultima cena, La Gioconda è un'opera di piccole dimensioni che misura 77 x 53 cm. Sebbene molti credano nei misteri che circondano la figura raffigurata, alcuni, sostenendo che l'immagine potrebbe addirittura rappresentare Leonardo da Vinci, la donna in questo dipinto era probabilmente Lisa del Giocondo. Lisa era la giovane moglie di Francesco del Giocondo, un mercante di seta di Firenze. Francesco commissionò un ritratto della moglie quando questa aveva circa 24 anni. L'opera, nota anche come La Gioconda, presenta il sorriso e gli occhi della ragazza. Il sorriso, sebbene discreto, sembra esprimere felicità e soddisfazione. Si dice che, mentre Leonardo realizzava questo ritratto, avesse intorno a sé persone che facevano battute, il che fece sorridere Lisa. Un altro punto interessante sono gli occhi. Anche se lo spettatore si sposta di lato, ha la netta impressione che gli occhi penetranti di Monna Lisa lo seguano. Sebbene sia stato iniziato nel 1503, quando Leonardo si trasferì a Milano, portò con sé il dipinto. Continuò ad aggiungere pennellate fino al 1517. Il dipinto rimase con Da Vinci per molti anni e passò attraverso diversi proprietari fino ad entrare nella collezione del Museo del Louvre. Un evento curioso si verificò nel 1911, quando l'opera scomparve e il furto fu notato solo 24 ore dopo. Nonostante le indagini, la polizia non riuscì a risolvere il problema e il dipinto rimase scomparso fino al 1913, quando fu ritrovato a Firenze presso Vincenzo Perugia, il colpevole ed ex dipendente del Museo del Louvre. La Monna Lisa è tuttora esposta al Louvre ed è l'opera più visitata del museo, che attira milioni di persone ogni anno. L'uomo vitruviano, realizzato nel 1490, non è necessariamente un dipinto di Leonardo, ma uno dei suoi disegni più noti, in cui si vede un uomo nudo dalle proporzioni perfettamente armoniose. Le gambe e le braccia sono distese all'interno di un cerchio e di un quadrato. Leonardo da Vinci si è basato sul lavoro di Marus Vitruvius Polonius, un architetto romano del primo secolo a.C., che voleva mostrare le perfette proporzioni del corpo umano. Questo disegno, in cui arte e scienza si fondono, è del tutto in linea con il Rinascimento, poiché pone l'uomo in una posizione di rilievo nel mondo. L'uomo vitruviano si trova attualmente alla Galleria dell'Accademia di Venezia, in Italia. L'elenco delle opere e delle invenzioni di Leonardo da Vinci è impressionante. È l'autore di alcuni dei dipinti più famosi di tutti i tempi. Scienziato e studioso della natura e dell'anatomia, nonché grande inventore, con progetti che comprendevano strumenti e macchine volanti, Leonardo da Vinci era un uomo curioso con un talento unico. Le sue idee erano visionarie e non a caso alcuni lo considerano il più grande genio di tutti i tempi.